Only Craps Beach, ciao a tutti ragazzi, sono Bezzebossa e sono tornato con il 45esimo episodio delle mie guide su Pokémon Platino. Allora, in questo episodio ragazzi, finalmente, dopo episodi che non volontariamente la rimandavo, ci sarà la cattura del fantomatico Itran. E mi è arrivato un messaggio sul cellulare, perfetto, grazie team che rompi coglioni. Sì, cosa stavo dicendo? Finalmente ci sarà la cattura del fantomatico Itran, dopo episodi che appunto la rimandavo, non volontariamente. E non ho fatto partire il cronometro, mi sono accorto, sono un genio. Come potete vedere l'orario è quello della fine dello scorso episodio, perché appunto lo sto facendo nello stesso giorno, visto che ho un pomeriggio libero e ho finito il corso. Oggi lunedì 9 marzo ho finito il corso e tra una settimana circa inizierò lo stage, ma questo è un altro discorso. Appunto, facendo due video in un giorno, siccome sto facendo due video in un giorno, questo devo cercare di farlo della stessa lunghezza dello scorso, perché la memoria purtroppo non è molta. Ci sta un episodio di circa 19-20 minuti, quindi direi subito di sbrigarmi con la cattura di Itran. Ho Magneson come primo Pokémon, infatti sarà lui che appunto utilizzerò per indebolire Itran, cercando anche di paralizzarlo. Ho già salvato davanti a lui nello scorso episodio e direi di poter partire subito. Ragazzi, mi sono sempre capitati Itran femmine. Non ci sto credendo, è la prima volta che mi capita un Itran maschio. Proviamoci, scarica, non fargli tanto male, per favore. Fagli poco male. Merda, ho soltanto un'altra scarica per poterlo paralizzare. Mi ha anche scottato. Siccome non vorrei perdere Magneson, facciamo un'altra scarica. Paralizzalo, ti prego. Niente. E niente ragazzi, allora ci tocca catturare Itran senza la paralisi. Sarà un grande, come si può dire, un grande colpo a sfavore. Intanto però voglio ricaricarlo. Ricaricatotto, ok, sono un po' scarseggiano un pochettino. Viso truce va benissimo, quindi viso truce, ferro strido che non fanno danno, lava sbuffo e forse a forza antica. Vado ad intuito ragazzi, no, niente Pokémon. Ho utilizzato due mosse e uno strumento, sì che ho ancora due Velox Ball da poter utilizzare. Neanche uno. Uno solo, vai. Visto che è una grotta posso tranquillamente utilizzare The Scurvol, di cui ho fatto scorta qualche episodio fa. Si parte. Lava sbuffo, merda. Com'è che adesso mi ha ammazzato? Ferro strido? Sì, ferro strido mi sa. E mettiamo Bibarel come... No, aspettate, potrebbe essere una vittima sacrificale. Mettiamo uno che possa reggere bene, ovvero Garchomp e Gyarados. E Roserade no. Allora, diciamo, facciamo così. Non metto Roserade, ovviamente, perché almeno il Lava Sbuffo li userà contro loro due. E quando li avrà finiti potrò mettere Roserade in tranquillità. Borsa. Vai con Escurable. Uno solo. Ferro strido è molto pericolosa come mossa. Meno due in difesa speciale. E adesso meno due in velocità. No, no, vamo, dai. Ok. No, no. Itran 3, tasso di cattura. Il più basso, credo. Cioè, Pokémon cratere. Il suo corpo è fatto d'acciaio. Tuttavia, in alcune parti è sciolto a causa del suo stesso calove. Itran, ma tu sei un figlio di puttana. Ma lo sai, vero? E cazzo faccio adesso? La salvo subito intanto. Non neanche a chiederlo. Salvo immediatamente. Immediatamente. Sono a 3 minuti e 30 ragazzi. Sto guardando il cronometro, per questo sono stato zitto. Salviamo molti dati in corso. Giusto, intanto leggo il messaggio. Ovvero un messaggio che cancello immediatamente. Ok, messaggi. Speriamo che non mi vengano anche quelli di WhatsApp. Sì, tieni premuto. Elimina, sì. Ok. Direi di poter utilizzare tranquillamente una fune di fuga, in quanto non ho voglia di riesplorare di nuovo il molto stile. Ci ho già perso abbastanza tempo. Fune di fuga 5. Usa subito. Ok, questo messaggio sarà eliminato. Ok. Tum, tum. E ragazzi, adesso io volevo fare questa cosa. Io volevo fare la casa della lotta. Purtroppo ho avuto poco tempo per decidere cosa fare in questo episodio, ovvero il lasso di tempo tra quando ho stoppato lo scorso e quando è iniziato questo.
e pensavo di metterci molto più tempo a fare la cattura di Itran. Quindi ho deciso di fare la casa della lotta. Se mi porta poco tempo, farò anche il percorso tra l'area svago e l'area sfida, ovvero il percorso 230. Un percorso d'acqua, infatti, si vede. Però l'area lotta voglio farla lo stesso, perché... Boh, ragazzi, io me la rischio. Allora, no, scusate, l'area lotta, scusate, la casa lotta. Io la faccio lo stesso, me la rischio. Intanto andiamo anche a vedere la natura di Itran. Sì, dicevo, la faccio lo stesso così per vedere. Perché magari mi mandano Pokémon di livello abbastanza più alto del mio. Però se me la gioco di strategia, magari mi potenzio con Dragodanza, faccio un Predict, bla bla bla, eccetera. E prendo Infernape al posto di quel mattacchione di Bibarel. E abbiamo un Itran con natura calma. È buonissima. Cazzo, se è buona. Meno attacco, più difesa speciale. Ed ha anche retto bene le scarica. E infatti le ha rette bene le scarica. Questo vuol dire che le reggeva molto male senza la natura per attacco speciale. Buono, 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 buono. Buono. Abbiamo recuperato... No, ho recuperato un cazzo. Scusate, ragazzi, lasciate perdere, sono partito. È stata la cattura troppo facile che mi ha fatto sballonzolare. Allora, abbiamo strumenti tutti quanti Pokémon. Abbiamo la lastra ferro, che però tengo lo stesso. La gran radice, il dente di drago, la lastra pugno, la filo denti, la filo artigli. Forse gli cambio a loro due, sapete, non mi convincono tantissimo. Vado alla fine per vedere cos'ho. Allora, vedete, la pepita però la devo vendere subito. Così per passare anche un po' l'episodio. Devo stare attento che non venga il più lungo dello spazio che mi è rimasto. In realtà, lo scorso episodio è venuto fuori 20-21 minuti e ho più spazio di 21 minuti. Cioè, cosa vuol dire? Potrei farlo anche 22, però non rischio, lo faccio di 20-21. Pepita. Allora. Borsa. Abbiamo una ferropalla. La sorbisfera la potrei dare a Staraptor. Con la sorbisfera ci sta bene, ragazzi, sapete. No, perde troppo danno dare coil con coso. Gyarados. Ok. Ok, Carbonella non mi conviene. Distraroma, Filodente. Ne ho due. Lol. Mirino. Aumenta la probabilità dei brutti colpi di chi la tiene. Vabbè, dai. La Strageo. Pietra solare. Terrorpanno. No, aspettate, Terrorpanno. Un po' che in particolare adora questo strumento, vuol dire che piace ad Asclops. Però non mi ricordo se potenziava statistiche. Vabbè, dai. Andiamo nella casalotta, ragazzi. Era la casalotta, vero? Non viene fuori. Ascolta, Bianca, accetto la tua sfida. Però, Infernape per primo. Che è rimasto un po' assopito. Però se funziona come una casalotta, potrebbe chiedermi di usare tre Pokémon soltanto. Scommetto che non sai cosa penso. Eccoti la risposta, voglio lottare contro di te. Va bene. Questa volta Bianca ti farà assaggiare la sua forza di volontà. Ok, una lotta normale. Non aumento il volume della musica, ragazzi, perché stavo già parlando. 5 Pokémon, quindi una risfida che parte con un rivale al 62. Ok, è una lotta di pari livelli, ragazzi. È una lotta di pari livelli. Allora, facciamo una breccia. Sicuramente Mod Speed usa provocazione, ma tanto non ho mossi di stato. Mamoswine, posso tenere Infernape benissimo, però... Beh, faccio una fuoco carica, ascolta. Però sta di fatto che... Zuffa, fuoco carica. Se non l'ammazzo sono morto. Ok. Ho preso praticamente quasi metà vita di recoil. Glaceon. Ma sì, tengo Infernape. E faccio un codaccia livello 65, ragazzi. Merda. Ok, allora, abbiamo un Glaceon, Magneson, si è rimasto fermo per catturare Coso, che alla fine, anzi è stato bene non allenare Magneson, perché se era di qualche livello più alto, io avrei potuto soltanto fare una scarica, cioè nel senso, una scarica lo avrebbe mandato Itran a meno di metà vita, quindi vita gialla. Froslass, devi essere in velocità. Vabbè, dai, ragazzi, amen. Cosa ho detto prima? No, merda. Grandine, tanto sono... Ah, no, sono acciaio. Esatto. Ok. No, Mantelneve.
Ah, signore, mi vengono i brutti ricordi, ragazzi, Frozlash 6 doppiatini di fila. Abomasnow. Ah, merda, merda, merda. Staraptor, confido nel tuo volo. Sì, decisamente. Sei l'unico che può aiutarmi. Volo. Radicamento. Volo. Bravo, bravissimo. E ho vinto la lotta contro Bianca Popalestra. Sì, ho detto Bianca Popalestra. Mi sono mangiato un K. Oh, wow, la tua sciarpa è l'ultima moda. Ma che cazzo vuol dire? Vorrei avere una così, non me la rubi tanto. Mi è morta la squadra, vero? Tutta quanta? Eh sì, devo andare a curare. Beh, volendo potrei... Rivitalizzante ne ho... Sì, dai. Hyper Potion, ne ho solo 10. Molto male. Insomma, io direi di mettere per primo. Anzi, adesso nella lotta contro Omar metto subito per primo Magneson che è rimasto indietro. Vieni, Omar. Omar. Cosa possono fare gli allenatori qui? Mi sembra che non c'è altro da fare che lottare. I miei Pokémon hanno imparato nuove mosse tipo acqua. Guarda, non ci spero. Uah, grandissimo Omar. Il cazzutissimo Omar con 5 Pokémon Sharpedo. Io devi fare una raggio scossa, ok? Perché Sharpedo ha, esatto, ha pochissima difesa speciale e in più neanche ha approfittato per aumentarmi il mio attacco speciale. Merda. L'unica mossa che posso utilizzare è segno raggio, però se lui usa una mossa di tipo terra sono morto. Sono morti. Simo. Roserade adesso, quello che farò sarà rivitalizzare. Rivitalizzare Magneson e ammazzare soltanto Quagsire praticamente con coso. No, ti prego, non dirmi che... Madonna, quanto danno. Vai, c'ho anche la gran radice. Eh sì. Gyarados, si può fare. E vi siete sbagliati, ma cazzo mene. Prepotenza, inutile. Raggio scossa, cerchiamo di ripristinare l'attacco speciale aumentato. Merda, ma sul serio me lo stai dicendo? Terapia PSP. Iperpozione. Cioè, le pozioni max non vale. Cioè, non ha senso utilizzarle. Ah, ok. Va benissimo. Ma mi va benissimo. Non mi va benissimo, però, che lo fallisci col 10%. Stronzo. Bastardo. Cosa abbiamo? Il più 2 in attacco non è una buona cosa. Però, il più 4 in attacco speciale e difesa speciale va benissimo. Come il più 3 in vita e anche quello in difesa. Va benissimo. Ludicolo potrebbe essere una spina nel culo, soprattutto se è di 4 livelli più alto di me. L'unica mossa che posso utilizzare è segno raggio. Meno male che ha missato fuori il colpo, ragazzi. E meno male che lo ha rimissato. Io direi di fare un'altra raggio scossa. Però. Insomma. Non mi sono aumentato l'attacco speciale, è la mia grande fortuna. E adesso non mi curo perché. Ah, merda, 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 merda. Cazzo! Lo sapevo. E VS in velocità. Ma sì, diamogli la Staraptor, va. Ho fatto la rima, ragazzi. Minchia. Facciamo un bel riduttore, dai. Cosa? Non mi ricordo l'effetto di acqua di sale. Fa più danno se io ho meno di metà vita o se il mio avversario ha meno di metà vita. Non me lo ricordo, ragazzi. Finiamolo con riduttore. No. Adesso muoio, muoio. No, sono ancora vivo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Ne ero più che sicuro. E vabbè, dai. Mi ha crittato. Ok, e l'ho crittato io a mia volta. Sì, che divertimento, un paio di balle. Mi hai ammazzato tutta la squadra praticamente. Giusto, Beze, un paio di balle. Guarda. Ah no, pensavo peggio. Non ho voglia di usare altre cose, eccetera. Ci metto 2 secondi a curarla, bla bla bla. Se sto scherzando, ragazzi. Non parlerei mai così. Ok, allora scendiamo. Rientriamo e facciamo la sfida contro Ferrucci. Mi, Ferrucci, tocca a te. Allora, Ferrucci mi attira l'idea Garchomp, nel senso che voglio un distruttore della morte di massa, però... Infinite dovrebbe essere quello che ha bisogno di esperienza. Cioè, in realtà è Magneson, però non posso mandarglielo contro. Perché abbiamo un 2-6-7, un 2-5-7, un 3-4-0, un 2-3-2 che non ce la faccio, un 2-9-3 e un 2-7-1.
e abbiamo detto che Infernape ne ha di meno, quindi Infernape fuoco e lotta contro acciaio super efficace. Si parte. Mi sono allenato per giorni sull'isola ferrosa pensando a quanto valgo. Adesso so di essere in grado di abbattere le tue difese. Sì, ti concedo la rivincita. Preparati la lotta. Prepare yourself. Vai, Ferruccio, padre di... come si chiamava? Cazzo. Pedro? Oddio, non me lo ricordo. Con la palla in mano. Lol. Skarmory, partiamo molto male. Devo fare forza fuoco carica. Ok. Meno male che non aveva vigore. Ho perso meno vita. Bastiodon... breccia, effetto 4 per, va benissimo, e abbiamo solo più 2 in vita, ho visto, più 3 in attacco, attacco speciale e velocità, sì dai, va benino, Aggron, insomma, breccia, però mi sa che ha vigore, sì, ha no, non ha vigore, ho solo avuto io sfiga, ma tanta sfiga. Sinceramente pensavo che non mi one shotasse terremoto. Anzi, avevo perso un po' di vita. Perché ho detto non è stabbato. Agro non è che ha tutto sto attacco. Sì, certo. Contate però che ho la squadra sottolivellata rispetto ai miei avversari. Contate almeno questo. Visto che è quasi morto, me lo concedo. Però se falliva, cioè se scarica non bastava, quel terremoto praticamente deturpava il mio Magneson. Allora, Styrix, acciaio, erba, Gyarados, o... no, facciamo Gyarados, dai. Ok, per potenza un po' inutile. Ha 2 Pokémon. Io drago danzerei, però se hanno mossi tipo roccia è un po' un pericolo. Terrempesta. Ma Terrempesta ha anche a che fare con la precisione? Potrei fallire le mosse? Non lo so. Ragazzi, sì. Non mi ha fatto niente con Vortex Palla, va benissimo. Giro denti. Vabbè, magari lo congelo. No, assolutamente no. Cascata e lo finiamo. Mentre l'ultimo Pokémon, chi può essere? Ah, Magneson. Faccio la bastardata. Provo ad ammazzarlo con palla ombra, perché voglio dargli a lei. Darle a lei, cioè nel senso darle, lasciamo perdere. Dare a lei. No, aspettate. Ah, è vero che in questa generazione lo spettro è poco efficace sull'acciaio, è vero. Proviamo a fare il gigassorbimento. Minchia. Non ne vale la pena, non ne vale assolutamente. Vabbè, adesso fuggo da una lotta. Sì, però, ecco, perché deve stare mezz'ora quel messaggio? Ho capito. Livello 62, mettiamo Garchomp, andiamo safe. Sì, cannon flare. Minchia. Terremoto. C'è il tetamoto, devo evacuare la casa. Ok, allora. Sì, Ferruccio ride sempre, me lo ricordavo giusto. Allora, è stata una lotta sofferta. Una lotta, oddio. 3 lotte sofferte. Adesso, ragazzi, cosa farò? Adesso sono arrivato a circa 18 minuti. Adesso me ne volo qua, nell'area svago. Mi curo la squadra. Penso di non comprare niente, nel senso iperpozioni, anche se scarseggiano, magari qualcuna vado subito a comprarla, dai dai, si può fare. Se magari non spendevo soldi per quelle cazzo di decorazioni che non mi serviranno a niente, che per carità se giocassi originale le comprerei tutte prima o poi, farei andata e ritorno di leghe praticamente. E forse risfiderò la Lega, perché dopo il Pokédex nazionale i Super 4 si sono potenziati. Però sicuramente mi allenerò la squadra. Sarà uno degli ultimi episodi. Comunque adesso, ragazzi, allora devo mandare Roserade al 64, Garchomp al 65, Magneson, Gyarados, tutti quanti devo salire di livello. Cerchiamo di farlo subito, ragazzi. No, però, ok. Allora, però devo stare attento alla memoria. Devo stare molto attento alla memoria. Sono a quasi 19 minuti. Quindi faccio tempo a mandare su di livello pochi Pokémon. Allora, Illumis. Guardate, ragazzi, tutti quanti si muovono tranne 2. Pietra taglio, super efficace. Non so se basta. Perché ho perso la sorbisfera, giusto? Per sbaglio ho stoppato la registrazione, ragazzi, scusate. Perché ho premuto 0 invece del tasto destro. Allora, pietra taglio, vai. Almeno Gyarados facciamolo salire di livello. E vedo un più 3 in vita, ho visto. Un più 3 in attacco e in velocità, va benissimo. Raggiunge 196, perfetto. E io direi di far salire quelli che mancano poco. Abbiamo Roserade subito. Però spero che non mi capiti Illumis, perché ne ho presi 2 di fila.
va benissimo. Fango bomba alla fine. Neutro. E riesce in attacco speciale. Più 3 in vita, più 3 in attacco speciale. Solo 2 in difesa speciale e 2 velocità. Vabbè, dai, 200 raggiunto in attacco speciale. Adesso abbiamo 1498 e 1265. No, ragazzi, devo stoppare adesso l'episodio. No, beh, l'ultimo riesco a farlo, credo. Ordina velocemente. No, 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 Gyarados. No, Gyarados. Ok, dai. Veloce, 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 veloce. Ha scattato un attimo, sta scattando un attimo. Ok. Vabbè, dai. Dragartigli. Non so mica se basta, esatto. Veloce, veloce, veloce. No, però non riesco a correre. Ok. Vabbè, dai, avessi sbagliati. Dragartigli. E abbiamo un più 3 in vita, più 3 in attacco, più 3 in velocità. Uno solo in attacco speciale. Meno male. Allora, ragazzi, per questo video è tutto. Adesso farò salire di livello gli altri due che mancano, ovvero Infernape e mi pare, non mi ricordo chi, forse Magneson. E quindi ripeto, per questo video è tutto. Lo concludo in velocità perché la memoria sta per finire. E ci vediamo al prossimo video in cui farò il percorso 230. Ciao a tutti, ragazzi.